Marinai del Web, benvenuti o bentornati su Radio di Bordo. Oggi parliamo di miglio marino e di nodo. Partiamo! Benvenuti in questo nuovo video, io sono Matteo e oggi parliamo appunto di miglio nautico e di nodo. Quante volte a bordo di una barca abbiamo sentito parlare di miglia nautiche, di nodi all'ora e non ci abbiamo magari capito nulla? Oppure abbiamo pensato che il miglio fosse questo e il nodo fosse questo? Bene, facciamo un po' di chiarezza. Il miglio nautico, o più precisamente il miglio nautico internazionale, chiamato anche miglio marino, è un'unità di misura per le distanze in mare ed equivale a 1852 metri. Ma perché proprio 1852 metri? Questa misura si ottiene con un calcolo complicatissimo, ovvero dividendo la circonferenza terrestre, che è di circa 40.000 km, per 360 gradi, che sono i gradi in cui è suddiviso un cerchio, e infine per 60, che sono i primi che costituiscono ogni grado. Quindi dividendo 40.000, che è la circonferenza della Terra, per 360 gradi, per 60 primi, si ottiene un numero che è circa questo. 1,851851 km, arrotondati poi per convenzione a 1852 metri. Semplificando al massimo, quindi possiamo dire che un miglio nautico corrisponde alla lunghezza di un primo di equatore. Ora parliamo del nodo invece, ma prima di parlare del nodo, ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando qui sotto dove c'è il pallino col logo di Radio di Bordo. Cliccate e iscrivetevi, così rimarrete sempre aggiornati sui nuovi video. Torniamo a parlare di nodo. Il nodo, a differenza del miglio, è invece l'unità di misura della velocità e corrisponde a un miglio marino all'ora. Quindi due nodi corrispondono a 2 miglia orarie. L'origine del nome nodo è molto antica perché quando il comandante di un veliero voleva scoprire la propria velocità, usava il solcometro. I marinai facevano filare a poppa una sagola sulla quale erano presenti dei nodi a una distanza di circa 15 metri uno dall'altro, e all'estremità di questa sagola c'era una piccola barchetta che fungeva un po' da ancora galleggiante. Quindi questa ancora galleggiante rimaneva ferma, la barca continuava ad andare avanti e questa sagola si srotolava nell'acqua. I marinai contavano ogni 30 secondi quanti nodi passavano tra le loro dita e il comandante poteva sapere circa qual era la velocità della propria barca. Mi raccomando, non dite mai nodi all'ora, perché il nodo è già l'unità di misura di velocità che corrisponde a un miglio all'ora. Questa settimana un video breve, breve, breve per distinguere che cos'è il miglio nautico o miglio marino e che cos'è il nodo e perché si chiama così. Quindi per questa settimana è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale perché noi torneremo naturalmente la prossima settimana. Ciao! Thank you.